Siamo con Edgardo Contato, direttore generale dell'US 3 Serenissima. Nell'aria resta la tragedia del bambino di Codevigo che è deceduto in circostanze che bisogna studiare, insomma. Sì, certo, il cordoglio va e la vicinanza va manifestata alla famiglia, perché ritengo che la perdita di un figlio sia una cosa enorme. Quindi spetta anche a noi definire quali siano state le circostanze. A tal proposito, noi immediatamente abbiamo individuato una commissione di indagine interna per effettuare quegli accertamenti, quegli approfondimenti riferiti agli eventi relativi a questo caso. Dalla prima verifica del lavoro fatto da questa commissione non risultano delle omissioni, almeno rispetto ai contatti che sono stati che sono avvenuti presso questa struttura. Quello che emerge, almeno in questa fase, i nostri operatori hanno lavorato secondo scienza e coscienza, perciò sulle cause poi del decesso saranno gli atti successivi che andranno a definire quali possono essere state le cause. Per quanto riguarda il progetto, è stata sicura che dovrebbe partire, diciamo, appena comincia la stagione estiva? Certo. Verrà potenziato rispetto allo scorso anno? Sì, è potenziato sicuramente col servizio che abbiamo presentato oggi. Quindi per chi, diciamo, tra virgolette, soffre di mal di denti, ed è una cosa molto fastidiosa, soprattutto nel periodo estivo, quando non si sa dove andare a battere alla porta, qui trovare un luogo con professionisti capaci e attrezzature all'avanguardia penso sia un grande risultato. La prossima settimana presenteremo quelli che sono quello che è il progetto nel suo insieme, e direi che anche rispetto all'anno scorso qualche implementazione verrà data. Vedo tanta attenzione giustamente anche per le persone disabili sul progetto, con le nuove poltrone, anche per chi è allettato. È una bella attenzione questa che viene data a tutta la globalità, insomma, dell'utenza. Certo, noi dobbiamo stare attenti soprattutto alle persone più fragili, a quelle che hanno maggiore necessità, perché quelli giovani e forti magari trovano la soluzione al proprio problema. Noi dobbiamo avere come collettività, come istituzioni, la maggiore attenzione per chi ha più bisogno d'aiuto. Quindi questo ritengo sia il nostro dovere, e stiamo cercando di onorare questo impegno. La ringrazio moltissimo. Grazie a lei.